Ci troviamo presso il Palazzo Vicio Piacentini, sede dell'archivio storico del Comune di San Benedetto del Tronto, e precisamente nella sala della poesia. E frequentando proprio l'archivio storico alla ricerca delle fonti, dei documenti, il primo approccio con la storia che i bambini della scuola Marcheggiani sono venuti in contatto con alcuni documenti, e proprio nel manipolare i documenti che gentilmente sempre sono stati messi a disposizione dal dottor Perlini, e abbiamo notato che questi documenti avevano bisogno di un sapiente restauro, e quindi l'occasione per poter realizzare attraverso il laboratorio della carta riciclata alcuni manufatti che poi sono stati venduti, e il ricavato è stato donato al comune per poter poi restaurare i documenti che i bambini poi in più riprese potevano anche consultare. E dopo il primo approccio, il primo anno, il laboratorio si è arricchito anche dell'arte incisoria, quindi la carta riciclata è stata frutto di un'incisione curata sull'astra, un'incisione sull'astra, e dalla quale poi si ricavava dell'acqua forte. Tutto ciò è stato curato dal professor Gilberto Carboni, e questo ha portato a recuperare, reperire una discreta somma che poi è stata utilizzata per il recupero di questi manoscritti. E tutto ciò quest'anno doveva proseguire con dipingere delle lancette, ma il Covid ha bloccato questa iniziativa, e speriamo che il prossimo anno si possa ripetere e portare a termine. E grazie al contributo degli alunni della scuola Marcheggiani siamo riusciti a restaurare e a rilegare diversi registri della serie novecentesca delle delibere del Consiglio Comunale, ed è grazie a questa loro generosità se in qualche modo siamo riusciti quindi a salvaguardare quello che è il patrimonio storico e della nostra città. Siamo qui per una conclusione di quello che è il progetto che abbiamo portato avanti lo scorso anno, Mani in Carta, no? Con l'aiuto del professor Gilberto Carboni e del professor Merlini siamo riusciti, insomma, a utilizzare l'antico torchio che si trova presso l'archivio storico, e quindi volevamo farvi vedere cosa è stato realizzato con i proventi del mercatino che abbiamo fatto lo scorso anno. Dirigente, vedrei. Allora, iniziamo dal dottor Merlini, che così interviene da subito, visto che è stato così gentile, insomma, da affiancare la scuola in questo percorso progettuale. Grazie, dirigente, prendo volentieri la parola, la saluto a lei, a tutte le insegnanti, ai bambini, o meglio ai ragazzi e alle loro famiglie. Grazie per aver deciso di accogliermi in questo momento, proprio per presentare i risultati del lavoro fatto. Mentre tutto quanto in qualche modo causa forza maggiori si è bloccata, l'attività qui non si è fermata, perché proprio grazie al contributo vostro noi siamo riusciti, ecco, vi faccio vedere, a restaurare e a rilegare registri dell'archivio storico che, ricorderete, quando veniste qui la prima volta non erano in condizioni favorevoli di consultazione, e qui invece in primo piano ho messo un registro di 100 anni fa, è un registro del Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto, e ho selezionato alcune delibere. Ce n'è una che mi piace leggervi, ed è quella che riguarda, ecco, il contributo per le scuole elementari del 1921. Voi dovete sapere che nel 1921 a San Benedetto del Tronto ce n'erano solo due di scuole elementari, una nel quartiere Castello e una nella sottostante Marina. Poi ho selezionato un'altra delibera invece che ci racconta un'altra storia. Ci dice che in quell'anno viene acquistato un caseggiato in contrada a Santa Lucia per aprire la prima scuola rurale, e poi un'altra interessantissima delibera è quella che riguarda la costruzione del ponte
sul torrente Albula e ci riferiamo al ponte che è davanti alla Palazzina Azzurra, per intenderci, perché poi ecco il ponte sul torrente Albula lungo la statale 16, lungo la strada nazionale, come tutti la chiamiamo, era già stato costruito. Vedete anche copia dell'assegno che mi avete consegnato lo scorso Natale, quando mi avete accolto lì presso la vostra scuola, appunto perché con quei soldi siamo riusciti, ecco, a salvaguardare ancora una volta e a restituire per le generazioni future parte della nostra memoria storica. E questo è quanto di più importante. Voi siete veramente dei veri e propri paladini della memoria sanbenedettese. Grazie, io ringrazio il dottor Merlini di nuovo. E da parte mia voglio fare anzitutto un plauso alle insegnanti e ai loro alunni, perché questo progetto Magna Carta ha consentito ai ragazzi di avere un contatto diretto con la realtà, con i materiali, di operare in maniera concreta, e noi sappiamo quanto le operazioni concrete siano un veicolo importantissimo per l'apprendimento. Quindi se riusciamo a lavorare con le mani, acquisiamo non solo competenze operative, ma anche competenze cognitive e procedurali. Per questo io ringrazio le insegnanti, l'insegnante Alessandra Ricci in particolare, che ha coordinato un po' le attività e ha anche garantito alla scuola materiale aggiuntivo, perché si è prodigata per reperire strumenti e manufatti che potevano servire alla scuola proprio per far proseguire questo laboratorio. Ovviamente il professor Carboni, che ne è stato un po' l'anima, ma anche la maestra Tozzi Maria, che voglio ricordare perché il suo entusiasmo ha contagiato un po' tutte le insegnanti del plesso, e quindi questa iniziativa, che è un po' partita da lei, sta proseguendo. E adesso non so se qualcuno di voi bimbi vuole dire qualcosa. Quest'anno, come l'anno scorso, noi della classe quinta C del plesso Marcheggiani abbiamo preso parte al progetto Mani in Carta, riciclando carta ormai inutilizzabile. Questa esperienza è stata molto bella e coinvolgente. Ci è piaciuto lavorare con le mani, iniziando dalla carta. È stato come realizzare delle piccole miniature dei vari monumenti che si trovano nella nostra città. Nonostante questo periodo particolare, con il Covid, abbiamo comunque concluso il nostro percorso. Ricordo ancora oggi con piacere la vista al Palazzo Piacentini e i manufatti che abbiamo realizzato nel laboratorio di carta riciclata con la tecnica dell'acquaforte. Questa indimenticabile esperienza ci ha coinvolto molto, stimolando la nostra creatività. Ancora oggi nella mia cameretta sono appesi due quadretti realizzati da me nell'occasione, in ricordo di quell'esperienza viva ed indimenticabile. Desidero infine ringraziare, anche a nome dei miei compagni, le insegnanti della mia classe, il direttore Merlini e il professor Carboni, per averci regalato questa bellissima opportunità. Da parte mia c'è anche una grande soddisfazione, perché questo progetto, nel momento in cui ha messo a disposizione appunto questa piccola cifra, ma importante, a disposizione dell'amministrazione comunale, è una dimostrazione di come gli enti, le amministrazioni pubbliche, quando lavorano insieme, riescono poi a costruire, a raggiungere risultati importanti. È un modo anche per educare gli alunni sia alla conoscenza del patrimonio culturale, sia anche alla sua valorizzazione, quindi un impegno perché questo patrimonio venga conservato, custodito e venga ripristinato laddove non in buone condizioni. Perciò di nuovo torno a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, partecipato, dato il loro impulso a questo progetto, e un ringraziamento al dottor Merlini, perché se non ci fosse stata la disponibilità del Torchio sicuramente non avrei potuto realizzare nulla. Quindi ancora grazie a tutti.